Buongiorno a tutti, siamo lieti di annunciarvi che va a gonfie vele questa iniziativa delle case un euro. Come sapete, l'amministrazione comunale già da alcuni mesi ha avviato questo grande programma che mira a ripopolare la città vecchia, soprattutto di famiglie, di giovani, insomma di categorie di persone attive da un punto di vista anche economico. E tutto questo si associa anche al programma Taranto Crea, come sapete che da alcuni mesi abbiamo lanciato proprio in favore degli insediamenti di natura produttiva. In particolare questo secondo bando per le case un euro che sta vedendo la partecipazione anche di soggetti interessati da Nord Europa, da tanti paesi insomma, del mondo, ha ricevuto una mole di attenzione tale da come dire, consentire alla nostra direzione patrimonio di estendere la scadenza che adesso è il 15 luglio. Come al solito tutti gli interessati troveranno le informazioni, il disciplinare e i formulari sul sito del Comune di Taranto, lo ricordo, www.comune.taranto.it e come sempre ricordiamo anche che verranno in particolar modo premiate e valorizzate quelle proposte progettuali che hanno in sostanza, oltre a quel carattere di ripopolamento, come dicevo prima, come dire, una progettualità legata all'economia circolare, a quel modello di sviluppo sostenibile e alternativo alla monocultura industriale che vogliamo portare avanti in questa città e anche in particolare quei soggetti che mirano a riqualificare interi, come dire, comparti della città vecchia e non soltanto l'immobile prossimo all'acquisizione. Insomma, siamo molto contenti per questo bando che, come dicevo, va a gonfie vele. Vedrete che presto Taranto Vecchia avrà una immagine tutta differente e insieme alla città vecchia sta cambiando tutta Taranto.